quando bisognava semplicemente attuare la legge della Turco, che poi è diventata parzialmente incostituzionale a causa della riforma con le regioni, ma assolutamente no nel momento in cui bisogna garantire queste prestazioni dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociosanitario. E invece mettiamo le pecette con queste leggine, perché sono leggine. Perché queste sono garanzie stabilite dalla Corte Costituzionale e chiunque omette queste prese in carico e queste cure praticamente rischia la galera. Noi però siamo alla finalità e in queste finalità ci riconosciamo completamente. Il problema è come attuare questi fini, quali sono gli step intermedi, quali sono i soldi. Noi voteremo favorevolmente a questo articolo 1. Grazie, Presidente. Sì, grazie deputato Baroni. Va bene, non c'ho altri. Sì, deputata Nicchi, prego. Sì, per esprimere il voto favorevole di Sinistra Italiana, perché questa è una parte sulle finalità che noi condividiamo, malgrado gli emendamenti che abbiamo presentato per le novità introdotte al Senato, è una parte che abbiamo anche contribuito a scrivere perché le finalità di questa legge dicono no sostanzialmente alla istituzionalizzazione, aprono nuove strade, una fase sicuramente nuova che avremmo voluto più rigorosa, più definita, ma che di sicuro in questa prima parte è prevista e quindi il voto favorevole di Sinistra Italiana. Grazie. Nessun altro chiede di intervenire sull'articolo 1? La votazione è aperta. Allora. No. Allora, Locatelli, Furnari.